Buongiorno a tutti. Ieri 30 novembre anno 2011 alle ore 19.30 si è svolto il Consiglio Comunale a Canegrate. L'ordine del giorno era ben nutrito, si è parlato di molti temi importanti per la collettività canegratese. Ma il tema che più mi stava a cuore, e penso che stesse a cuore anche ai cittadini canegratesi, era la riduzione dei costi della politica a Canegrate. Si trattava di una mozione presentata dal consigliere Giacomo Montalbano dell'UDC, una mozione molto semplice che richiedeva un impegno alla politica locale canegratese abbastanza marginale, cioè si chiedeva l'abolizione del gettone di presenza dei consiglieri e la riduzione del 50% dello stipendio degli assessori. Non vi dico che cosa è successo in aula, è stata per certi versi anche divertente, si sono notate delle evidenti discrasie tra intenti e azioni da parte di quasi tutti i consiglieri e di questa maggioranza. Si è potuto vedere anche in aula consiglieri e consigliere che balbettavano non riuscendo a documentare la loro astensione o addirittura il loro diniego all'accettazione della mozione stessa. È un dato francamente disarmante. Disarmante per alcuni punti di vista. Il primo, forse quello più significativo, è il fatto che pur di non privarsi di questo emolumento, che poi è ridicolo, guardate bene, si aggirano dalle 300, 350, 360 euro all'anno lorde, sono gli emolumenti dei consiglieri comunali, che però sommati per 20, sono circa 20 perché ci sono gli assessori che sono anche dei consiglieri, quindi fanno un importo considerevole per i cittadini, per le famiglie in difficoltà, per i singoli in difficoltà, comunque per le persone che hanno serie difficoltà a terminare il mese, il calendario, il mese solare. C'è stato di tutto, c'è chi ha motivato, chi è andato a prendere la politica nazionale, quasi tutti tra l'altro, chi ha, si è alloggiato, elogiato dicendo appunto che lui non ha bisogno di apparire, che lui gli atti caritatevoli li fa nel quotidiano. Chi addirittura si è alzato per non votare, cioè, è veramente una situazione kafkiana, ma è una situazione anche molto tragica che fa vedere quali sono i valori nel nostro tessuto sociale. Quando parlo del nostro tessuto sociale parlo dell'Italia, sono valori praticamente inesistenti, è un periodo storico preoccupante. È un periodo che raccoglie i frutti della cattiva gestione ormai più che decennale della nostra nazione. Questo è significativo, è molto significativo, cioè il risparmio che si andava ad concretizzarsi con una minima spesa per i consiglieri, anzi non oserei dire spesa, con una minima privazione dei consiglieri e degli assessori, tra l'altro, poteva essere d'aiuto. Abbiamo quantificato così in maniera approssimativa, in difetto, si potevano aiutare per circa 8 mesi 20 famiglie canegratesi, non è cosa da poco, senza gravare sulle spese della collettività. Questo è un dato anche molto importante. C'è stato anche qualche consigliere di maggioranza che ha sostenuto che hanno già dato abbastanza, come se
lo svolgimento della vita amministrativa fosse un di più, secondo il detto di questo consigliere, tra l'altro affermazioni molto gravi. Il sindaco ha aggiunto anche un dato, un ulteriore dato allarmante, cioè ha puntualizzato, e c'è registrazione, che alcuni consiglieri o assessori non hanno di che lavorare e di conseguenza privarsi di quel gettone di presenza oppure del 50% dello stipendio è un sacrificio. Questo è un dato disarmante, preoccupante e direi anche vergognoso.